Paolo De Palma, sono guida turistica della Regione Campania. Benvenuti a tutti, chiaramente. Siamo nel lato di ponente del Castello Aragonese a Ischia e siamo nell'orto. L'orto che una volta era l'orto delle monache. Guardate, qua abbiamo tutte piante a chilometro zero. Abbiamo i finocchi, i piselli, abbiamo delle insalate, il cavolo e guardate, abbiamo anche il pozzo. E per voi magari vedere un pozzo qui potrà essere una cosa molto semplice, no? Quasi banale. In effetti non lo è, perché qui sull'isolotto del castello non ci sono fonti d'acqua potabile, quindi in passato tutte le abitazioni erano dotate di un pozzo, raccoglievano l'acqua piovana e poi la utilizzavano per lavarsi o per bere. In questo caso nell'orto viene utilizzata per irrigare appunto l'orto. L'orto che non è aperto al pubblico, quindi adesso vi sto portando proprio in un posto esclusivo. Qua abbiamo, vedete, dovrebbero essere cipolle queste, tutto a chilometro zero. Tutti questi prodotti che vedete, chiaramente durante la stagione cambiano, vengono poi utilizzati dal ristorante che si trova qua sul castello e dallo chef Michelangelo, che, eccolo qua, sta, vedete, cogliendo i limoni. Ciao Michelangelo! Buongiorno! Eccolo qua! Michelangelo, vedete, ha preso i limoni che utilizzerà, giusto Michela, per fare l'insalata. Sì, ho pensato di farvi un'insalata che faceva mio nonno. E adesso ce ne scendiamo giù e andiamo alla caffetteria dove ci sta aspettando lo chef. Qua abbiamo una bella strelizia e qui abbiamo anche Salvatore. Salvatore che si occupa dell'orto insieme ad altri contadini. Salvatore Mazzella. Quante generazioni sono che siete contadini? Allora, dal bisnonno, mio nonno, mio padre e io. Quindi sono parecchie generazioni, quindi. E tu ti occupi qua dell'orto? Sì, insieme ad altri collaboratori. Insieme ad altri collaboratori. Eh beh, è un bel lavoro, no? Sì. Si lavora all'aria aperta. Veramente. Poi qui è un paradiso qui sopra. Ringraziamo Salvatore, lo salutiamo. Grazie. Ciao Salvatore, buon lavoro. Buona giornata, grazie. E adesso scendiamo giù e andiamo a trovare Michelangelo, lo chef. Adesso passiamo sotto al pergolato. D'estate qua è tutto ricoperto di foglie e di fiori. E andiamo adesso a trovare Michelangelo. Allora, Michelangelo, che cosa ci hai preparato? Allora, io ho pensato di fare, come vi dicevo prima, un'insalata, diciamo un evergreen, questa insalata con le arance, una cipollina, le alici salate e della rucola selvatica, e utilizzando anche la parte bianca del limone, che i nostri limoni sono un po' più grandi, noi li chiamiamo i limoni pane, sono molto famosi anche a Procida e noi li utilizziamo oggi. Usando ovviamente il mosto cotto di Biancolella, del nostro vino Biancolella, che Paolo tu lo conosci benissimo, sì, il nostro vino. Sì, pure sopra, che ho detto che ci sono i vigneti. E niente, se volete iniziamo a fare proprio la ricetta insieme passo passo e Paolo, se vuoi chiedermi qualcosa io sono a disposizione. Allora, una cosa, il Biancolella è un vino bianco per chi non lo conoscesse. Michelangelo, no, procedi, qua vediamo degli ingredienti che sono veramente invitanti e quindi facciamo procedere Michelangelo. Michelangelo, che pensate come soprannome, lui anche sui suoi profili social ci ha scritto Michelangelo Mergoppese. Mergop è una frazione dell'isola di Ischia, esattamente del comune di Barano, perché noi a Ischia abbiamo 6 comuni, noi adesso siamo a Ischia Porto, poi abbiamo Barano, abbiamo poi il comune di Serrara Fontana che è il comune più alto dell'isola, poi Forio che è il più grande, siamo al lato opposto a dove ci troviamo noi, quindi adesso siamo a est, Forio si trova ad ovest, e poi abbiamo Laccameno che è il più piccolo
e infine Casa Micciola Terme. Noi durante i nostri viaggi che faremo alla scoperta dell'isola d'Ischia toccheremo tutti i comuni dell'isola, quindi ve li faremo vedere nelle 21 puntate dei nostri tour digitali in diretta. Michelangelo adesso sembra sia pronto, poi vi dico il perché si chiama Mere Cuppese. No, io vi volevo mostrare proprio passo passo tutti gli ingredienti, perché è veramente una ricetta facile che potete fare a casa, e iniziamo insieme. Allora, ho preso della rucola selvatica del nostro orto, ovviamente tutti i prodotti provengono dal nostro orto. La rucola selvatica, che è una nota molto amara. Ho pulito il limone, quello lì che abbiamo raccolto prima, con la buccia ho messo a marinare le alici salate negli oli essenziali del limone. La parte bianca l'ho ricavata e l'ho fatta a dadini. Adesso ci aggiungo l'arancia, abbiamo tolto tutta la parte bianca e tutti i semini. Adesso mettiamo il cipollotto, che però non è proprio il cipollotto. Noi la chiamiamo la cepeccia nel nostro dialetto, non è nient'altro che una cipolla che va di nuovo in germoglio, quindi quando c'è la parte verde si mette di nuovo nel terreno e la cipolla fa 5 cipollotti piccoli che sono molto più dolci della cipolla normale. In questo caso abbiamo un colore molto molto bello bianco vivo e io l'ho messo a marinare nel miele ischitano, un po' di aceto, sale e zucchero. Adesso andiamo a condire la nostra insalatina. Mettiamo un olio d'oliva, io uso olio cilentano, che è qui vicino, abbondante, siate abbondanti, in cucina bisogna essere generosi. Sempre. Mettiamo un po' di olio, mettiamo un po' di sale. Allora, una cosa sola, Michelangelo, noi sull'isola abbiamo una grossa produzione di vino. Sì. Buona parte vino bianco, poi abbiamo anche vino rosso e piccola parte vino rosé. Però produzione di olio è veramente minima. Ecco perché, malgrado noi abbiamo avuto la prima colonia greca fondata qua a Ischia, siamo più rivolti a una produzione di vino piuttosto che di olio, di ulivi. Vi ricordo che un biancolella di una nota casa vinicola italiana, cioè ischitana, scusatemi, ha vinto il premio a Vinitaly per 2 anni consecutivi, pochissimi anni fa, come miglior vino bianco italiano, quindi un vino veramente pregiato che va bevuto assolutamente freddo e si può accompagnare a pesce, piatti diciamo così leggeri, anche come l'insalata che sta adesso creando Michelangelo. Michelangelo, ci siamo, penso? Sì, adesso lo completiamo. Come vi dicevo, vi faccio un riepilogo, abbiamo utilizzato... Scusami Michelangelo, sì. salutiamo Maria, non è sempre la stessa Maria, è un'altra, e che ci chiede il nome del piatto. Il nome del piatto è un omaggio alle nostre isole, Ischia e Procida, omaggio a Ischia e Procida. Quindi un gemellaggio tra le nostre due isole. Vi ricordo che Ischia e Procida distano da pochi chilometri, Ecco che sta mettendo... Questo è quello che ti dicevo prima, Paola, sì. Paolo, è il mosto cotto, praticamente noi lo chiamiamo uvino cotto. Uvino cotto, e come si fa questo mosto cotto, questo vino cotto? Il mosto cotto è molto semplice, questo è ottenuto dal biancolera di cui parlavi, è il mosto ottenuto dalle nostre uve, viene messo sul fuoco e qua si dice viene ridotto a tierz, cioè nel senso che se sono per esempio 9 litri, da questi 9 litri dobbiamo ricavarne 3 litri. E il mosto, essendo ricco di zuccheri, il mosto è ricco di zucchero, caramellizza e quindi assume questo colore caramellato, ha questo sapore caramellato, e si riduce e diventa una crema. E adesso la utilizziamo qui come decorazione, il piatto è pronto, ve lo sformo fra un secondo. Ok, quindi poi è anche un piatto molto semplice da preparare, quindi che si può preparare a casa, fresco. Ed ecco, eccolo qua. E qui abbiamo questa insalata che unisce l'anima contadina e marinara delle due isole, Ischia e Procida. Nel frattempo vi voglio dire che cosa ho pensato invece per un altro piatto da fare. Ho pensato che noi siamo molto legati alla stagionalità, al territorio, e in questo periodo tradizione, Paolo, tu sicuramente ne avrai fatte tante,
tradizione mangiare fave e ventresca con una bella caciotta vicino. Quindi è un vinello. È un vinello, sicuramente, soprattutto il vinello, che è protagonista in queste cose. Nel frattempo che Michelangelo sta preparando, e voglio dire perché si chiama Mercuppese, perché appunto proviene da questa frazione di Barano, che in realtà in dialetto noi la chiamiamo Mercop. Non ti sbagliare, io sono di Fontana. Lui è di Fontana, però Mercuppese è Mercoppe. E dai pilastri in su. E dai pilastri in su, sì. E in realtà, che cosa accade? Noi sull'isola abbiamo quasi molte persone hanno lo stesso cognome, e quindi poi si dà e si dava soprattutto in passato il nome al primogenito col nome del santo protettore, no? E quindi spesso in famiglia capitava che c'erano persone, cugini, con lo stesso nome e cognome. Di conseguenza, per riconoscere le famiglie, si dava il soprannome. E infatti vi capiterà spesso, pur in un evento purtroppo negativo, no? Si passa, si vedono dei manifesti funebri dove c'è scritto il nome, il cognome, ma poi sotto, tra virgolette, il nomignolo, per far inquadrare a quale famiglia apparteneva chi purtroppo è passato a miglior vita. E adesso ritorniamo a cose un po' più belle, più particolari. Vedo un raviolo spettacolare e adesso do la parola a Michelangelo. Io vi dicevo che facevamo anche un omaggio a Capri, perché comunque sono tre isole meravigliose, ovviamente Ischia è la più bella. No, perché prima abbiamo mangiato Procida con il limone pane, che fa parte della loro cultura. Adesso invece il raviolo, io che cosa ho fatto? Ho ripreso la tecnica del raviolo caprese, che in effetti è un impasto di acqua e farina che fanno a Capri, non è un impasto all'uovo. Quindi ho ripreso la tecnica dei capresi, però ho modificato il ripieno mettendo appunto le fave, una caciotta, e sopra andremo a mettere una spuma di provolone del Monaco campano insieme a una pancetta resa chips. Quindi se nel frattempo io impiatto, vedrete che bella combinazione di colori che ne esce fuori. E vi posso assicurare che anche il profumo che arriva è veramente spettacolare. Ecco qua, io già ho l'acquolina in bocca. Vedete che sta preparando i ravioli. Guardate questo colore dorato che hanno. Pur non essendoci le uova. Michela, come mai c'è questo colore dorato? Perché io utilizzo solo la semola per fare questo raviolo. La semola è una farina gialla, quindi conferisce questo colore. Ok. Adesso, quindi abbiamo qui l'elemento, il primo elemento, cioè abbiamo la fava che è all'interno. Adesso andiamo a mettere la spuma di provolone che, diciamo, richiama la caciotta, il provolone che si associa solitamente a questo abbinamento, e completiamo con la pancetta chips. Mettiamo qualche favetta per riprendere il colore. Mettiamo la nostra pancetta passata in padella antiaderente. E guardate qua che meraviglia, l'ha terminato. E vi ricordo che Ischia è di origine vulcanica, quindi anche il terreno è ricco di minerali, ricco di humus, quindi i sapori dei vegetali, della frutta, sono completamente diversi, sono buonissimi. E qua è proprio invitante, eh? Io mi devo trattenere. E ringraziamo assolutamente Michelangelo, che è stato gentilissimo a dedicarci un po' del suo tempo. E niente, vi abbiamo fatto vedere questi prodotti ischitani, semplici da preparare, che potete preparare anche a casa. Allora, sia io che Michelangelo vi salutiamo, vi ringraziamo.